Ok ragazzi, stiamo scendendo a Bellagio. Carino, dai. La prima volta che vedo un video che ferma il traffico per farmi parcheggiare. Dico, ha fermato le macchine per farmi parcheggiare. Come vedete lo sfondo dietro è molto interessante. Benzinati, siamo benzinati. Per cui disallo sia. Che bello! È qua che inizia il divertimento? Ottimo ragazzi, siamo ai piedi del tratto di strada più bello del pomeriggio. Fantastico, ho sbagliato. Benissimo. Madonna santa, veramente col DP Killer, senza DP Killer è molto più rabbiosa. Tornanti? Belle queste curve. Piacciono. Bruciando sto 125 due tempi. Questo è olio della Lidl, non è olio Maremma Maiala. Ragazzi, mi raccomando, quando fate queste cose mettete le protezioni, santo Dio. Belle ste curve, comunque mi piacciono ste curve. La Benellona se le mangia per pranzo, cena, tutto, spuntino, merenda. Bello! Bello, bello! Sì, niente male! Bello da qua! Niente male! Davvero niente male! Mi piace! Molto bene! Direi che siamo arrivati in cima alle colme di Sormano, giusto? Colma di Sormano, ok. Direi che in quel cartello laggiù si può applicare l'adesivo. Mi sembra più che giusto. Venga, non so dove si vuole, non vuole girarsi. Venga, venga. Ottimo. E anche la colma di Sormano l'abbiamo conquistata. Adesso facciamo un piccolo vlog di chiusura della giornata e ci vediamo domani mattina per le conclusioni finali. Molto molto bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Ora semplicemente torneremo giù e torneremo a casa. Sì, esatto. Non ti alzare troppo, però. Per una volta volevo essere io più alto di te. Sento che in tutti i video sei più alto tu. E vabbè.
posto. Allora, facciamo un resoconto del pomeriggio alla fine, perché alla fine è stato un semplice pomeriggio. Sì, sì, sì. Bello? Sì. Giornata molto più tranquilla oggi rispetto sì. a ieri. Senza alcun dubbio. È andata anche bene, considerando il fatto che il meteo dava un tempo di merda. Doveva piovere, c'è un sole che spacca le pietre. E in più non c'era molta gente in giro, per cui tanta roba. Abbiamo trovato le strade abbastanza libere. Esattamente. Detto ciò, io ringrazio anche il Sir per averci accompagnato in questa giornata. Direi che ci vediamo domani per le conclusioni. E la ripartenza. Molto bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa mia vacanza, se si può dire, di questo mio weekend nelle parti di Monza, sì. E anche oltre forse, siamo andati un pelo oltre un Monza, pelo oltre. Giusto un pelo oltre. Sì, siamo andati anche un pochettino in Trentino. Ma giusto una toccata e fuga. Sì. Sì, non penso proprio, vero? No. Andiamo quindi a fare un rapido resoconto del weekend e soprattutto vi indicherò quanti chilometri ho fatto con la Benelone in questo weekend, perché saranno anche scontati, ma su questa moto sono un po', considerando anche il fatto che, avendo sempre la solita stronzata della brutta fama, questa è la perfetta dimostrazione che puoi farti tranquillamente un po' di chilometri in totale relax senza avere mille pensieri. Reso conto che inizia con l'arrivare qui venerdì, precisamente verso le 5 più o meno, sì. Dopo essermi perso, esatto, per mezza Monza, per poi arrivare esattamente nella parte opposta da cui dovevo in teoria arrivare, esatto, per poi svegliarci la mattina del sabato alle 5:30 della mattina, arrivare lì un pelo in anticipo, al punto di ritrovo un pelo in anticipo, aspettare un po' per poi partire alla volta del passo del Tonale per poi mangiare gavia e stelvio. Arrivati a casa alle 6, stanchi morti, ci siamo mangiati un po' di carne per poi arrivare alla giornata successiva. La domenica mattina ci siamo messi a pulire le moto perché erano un po' dopo il gavia erano un po' sporche, esatto, per poi la domenica andare sul lungomare di Lecco, lago. Bella lungo giusto. Lago lungo la sì andare al lago di Lecco e annesso lungo lago, ti piace questa transizione, sì, molto sta. Professionale, esatto, per poi andare a Bellagio poi su al Ghisallo, dove la vista era davvero interessante. Inoltre, come ho detto, c'era anche una interessante commemorazione, monumento, se così si può chiamare, dedicato a Tazio Nuvolari, per poi andare alla corma di Solmano, esattamente, per poi scendere, mangiare e buttarsi a letto. Siamo arrivati a lunedì, io partirò appena dopo pranzo. Mi aspetteranno 2 ore e mezza/3 ore di viaggio da qui a Monza a Rapallo e sarete quindi curiosi di sapere quanti chilometri ho fatto in totale, escludendo il viaggio che farò da qui a Rapallo al ritorno. In totale abbiamo fatto 810 chilometri, contando poi il viaggio che va da qui alla Pallo, sono altri circa 200, per cui in 4 giorni ci siamo fatti quasi 1000 chilometri. Esatto. La Benelone è andata benissimo, non ha fatto un minimo problema, sempre andata molto bene, si è difesa alla grande su queste strade, lui lo può confermare. Sì, 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 confermo. E in più vuoi darci un rapido parere perché lui ha guidato la Benelona, giusto un rapido parere. Provata, è moto davvero fantastica, facilissima da guidare, motore infinito, ne ha sempre, nei bassi, negli alti, ne ha sempre. A differenza della mia che purtroppo nella giornata di sabato, essendo che abbiamo messo anche il baby killer perché nelle zone del Trentino sì, era molto popolata la cosa dei controlli, che poi alla fine ragazzi non abbiamo beccato giusto un controllo sul Tonale, ma
5 minuti dopo che siamo arrivati noi, per il resto è nata anche abbastanza in scioltezza. Sì, sì, sì. La cosa bella, uscendo dal discorso della Bellona che ha provato, la cosa bella è che non abbiamo beccato neanche tantissima gente. C'era davvero poco traffico. Cioè, sì, devo ammettere che pensavo di rimanere nel traffico, specialmente sabato, sì, e specialmente sullo Stelvio. Pensavo di rimanerci molto di più, pensavo di trovare veramente molta gente, di dovermi parcheggiare sulle moto, sì, per trovare, sì, un posto. Invece c'è andata molto bene. Esatto. Detto ciò, ragazzi, io ringrazio Ivan per avermi ospitato e per avermi portato in questi bellissimi posti. Ovviamente iscrivetevi al canale e seguitemi nei social Instagram e Facebook. Andate a seguire anche lui su Instagram e a iscriversi al suo gruppo Facebook Noi Bikers, ho linkato qua in descrizione. Detto ciò, prima di chiudere, sì, ho una sorpresa anch'io per te. Aiuto. Eh sì, questo piccolo pensierino. Grazie. Il ricordo per te. Grazie, guardate che carino. Che carino, bellissimo. Guarda, fa una cosa. Eccolo lì. Così hai un piccolo souvenir. Sarà il mio piccolo portafortuna. Simpaticissimo, troppo carino. Grazie, caro. Di nulla. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.